Ma anche, però l'emozione sicuramente deve sparire perché abbiamo altri problemi, per cui non è che posso stare a pensare più di tanto al mio eventuale stato d'animo. Niente, perché abbiamo qualche, i nostri lo sanno bene, abbiamo qualche problemino. Sì, infatti, abbiamo un po' sul bagnato e quindi dobbiamo pensare più ad altre cose che credo siano cose più importanti. Dicevo, non lo so perché vorrei parlare anche con Barzagli prima, in quanto avevamo fatto un programma con Barzagli, visto e considerato che domenica aveva avuto qualche problemino dopo le due partite con la nazionale, quindi era nostra idea farlo riposare, però vedremo. Sì, perché comunque abbiamo anche l'impegno di campionato che è imminente ed è anche un impegno abbastanza difficile. Ora, onestamente, ancora una decisione non l'ho presa, vorrei vedere prima l'allenamento. Non è escluso che non giochi comunque Cosentino, perché tra le altre cose Cosentino sta con noi, ha già avuto modo di esordire in questa manifestazione e quindi eventualmente non ci sarebbero problemi. L'unico problema è che già abbiamo una difesa, insomma, sì, un po' rabberciata. Vabbè, comunque, in una maniera o nell'altra vedremo di venirne a capo. Dobbiamo affrontare una partita alla volta, visto e considerato come la nostra situazione di emergenza, quindi pensiamo a fare bene domani e poi andremo a pensare al ritorno ed eventualmente vorremmo superare il turno perché abbiamo sempre detto che ad andare avanti in Coppa ci terremo e vorremmo veramente proporci bene in questa manifestazione. Ma non lo so, questo sai, sì, questo è un piccolo, piccolissimo vantaggio, ma è chiaro che devi sfruttare la partita di domani sera per poi non avere vita difficile in casa, quindi piccolissimo vantaggio, però insomma la partita di domani non sarà facile perché alla luce di quello che insomma ci è accaduto e comunque ho visto loro sono una buona squadra, quindi ci sarà molto da soffrire e da correre domani. Ma è una squadra organizzata, è una squadra fisica, sono tutti giocatori abbastanza forti fisicamente, bravi nel gioco aereo, è una squadra che corre molto tra l'altro. Che abbiamo visto qualche partita, al di là che poi ha cambiato allenatore, con l'allenatore precedente giocava con un sistema di gioco, ora con qualcosina ha cambiato, però è una squadra che è ben organizzata, è forte fisicamente, corrono molto, come dicevo, stanno avanti rispetto a noi per quello che riguarda la condizione atletica, perché comunque stanno più avanti in campionato, quindi sarà una partita molto difficile, giocano in casa, ci daranno a fare bene, quindi una partita veramente molto molto ostica. No, non c'è nessun dubbio perché Mauri partirà dalla panchina, perché comunque non possiamo permetterci di spremere fino all'osso Mauri, visto che è un giocatore che per noi è molto importante e che comunque finora, oltre ad aver accelerato i tempi per quello che riguardava il recupero del suo infortunio, ha speso anche parecchio. Siccome noi a Mauri ce lo vogliamo conservare bene per tutta la durata del campionato e perché comunque domenica c'è una partita difficile, domani inizialmente partirà lui dalla panchina e Cavani giocherà davanti. È chiaro che quei giocatori che comunque finora hanno giocato meno e sono più freschi, è chiaro che verranno impiegati, intanto perché sono all'altezza, perché avevamo detto volevamo formare un gruppo e l'abbiamo formato un gruppo di giocatori validi sia per una manifestazione che per l'altra, o chi gioca in campionato non è escluso che poi possa giocare in Coppa e viceversa. E perché comunque queste partite a questi giocatori, vedi Jankovic, vedi Bresciano per esempio, che sono stati fuori con le nazionali e hanno saltato una parte di allenamento, servono anche a trovare condizione perché con alcuni giocatori stiamo inseguendo una condizione accettabile che ci serve poi anche per il campionato.